Ciao ragazzi, oggi inauguriamo questa serie di nuovi video molto brevi che chiameremo Pillomar. In pratica tratteremo di argomenti di attualità sempre inerenti l'ambito economico. Cercherò di farli uscire sul canale sempre circa metà settimana e partiamo subito con il botto, con il keynote di Apple che c'è stato ieri. Il grande assente sicuramente è stato l'iPhone 12 che tutti speravamo di vedere, ma che già si era un attimino capito che non ci sarebbe stato presentato, però abbiamo avuto delle ottime novità con gli Apple Watch. In particolare sono stati presentati gli Apple Watch Serie 6 e gli Apple Watch SE. L'Apple Watch Serie 6 fornirà dei nuovi strumenti molto utili, come per esempio la misurazione dell'ossigeno nel sangue, oppure il monitoraggio del sonno per capire come dormite e se dormite bene, e un'app che vi ricorderà di lavarvi le mani e vi dirà anche se le state lavando correttamente. Il trend da qualche anno a questa parte per gli smartwatch è quello di fornire sempre più funzioni che ci permettono di controllare i nostri parametri vitali, tutti i parametri riguardanti il nostro corpo. E sicuramente con la questione coronavirus, gli smartwatch si sono incanalati anche per aiutarci in questa particolare situazione di pandemia. Infatti, non so se voi, spero non abbiate avuto la sfortuna di dover avere un saturimetro in casa durante il lockdown, spero di no, comunque in quel momento erano veramente introvabili, quindi avere questa funzione della misurazione dell'ossigeno nel sangue sul nostro smartwatch è veramente una funzione molto molto bella. Inoltre viene aggiunta la Family Setup che permette ai genitori di controllare l'Apple Watch dei propri figli con tutta una serie di funzioni. L'Apple Watch Serie 6 ha un prezzo a partire da 439 euro, mentre l'Apple Watch SE, che è una versione un pochino più economica per avvicinare più utenti a questa categoria di prodotto, invece parte da 309 euro. All'evento di ieri è stata anche presentata la nuova gamma di iPad, che comprende gli iPad di ottava generazione e gli iPad Air 4. I primi, che partiranno da 389 euro, monteranno Apple A12 Bionic, migliorando notevolmente le loro prestazioni. Resterà comunque invariata la diagonale e tutto il comparto fotografico. Per iPad 4 invece cambierà un po' il design, perché non ci sarà più il tasto centrale. Avremo nuove colorazioni e monteranno Apple A14 Bionic, che dovremo trovare anche sui prossimi iPhone. Questo è un prodotto molto molto interessante che si avvicina molto agli iPad Pro. Infine è stato presentato anche Apple One, che è una serie di servizi offerti da Apple. In particolare questi servizi sono raggruppati in tre pacchetti diversi. Il primo è il piano Individual, che oltre a contenere Apple Music, Apple TV Plus e altre cose, contiene anche 50 GB di spazio su iCloud e viene 14,95€ al mese. Poi c'è il piano Family a 19,95€, che invece di avere 50 GB ne ha 200 e che possono tra l'altro essere condivisi tra 6 membri diversi della famiglia. E poi c'è il piano Premier a 29,95€ al mese, che comprende, oltre a tipo Apple Fitness, Apple News, cose del genere, contiene anche 2 terabyte di spazio su iCloud, sempre condivisibili con 6 membri della famiglia. E voi che cosa ne pensate di questo evento? Vi è piaciuto? Vi aspettavate l'iPhone 12? Siamo qua tutti frenenti ad aspettare l'iPhone 12, anche se effettivamente questi nuovi Apple Watch sono molto interessanti, devo ammettere che ci sto facendo un piccolo pensierino. E niente, volevo ricordarvi che questo non è un video tecnico, come non lo saranno tutti i video che ci saranno successivamente come Pillomar. Questi video in sostanza vogliono essere soltanto come una chiacchierata informale tra me e voi, infatti vi aspetto nei commenti per tutte le vostre impression. E se vi è piaciuto questo video vi aspetto naturalmente sul mio canale, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti amici!